Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2 con Far Cry Primal. Oggi non metto la webcam per un motivo molto speciale. Cioè, c'ho voglia di giocare ma ho tutte le batterie della camera scariche e quindi devo metterle a caricare. Nel frattempo però utilizzo il mio classico registratorino per registrare l'audio, anche perché voglio dire, su Far Cry Primal è tanto bellino guardare il gioco. Vi spiego cosa andremo a fare oggi. Come potete vedere, tra le tante abilità che già abbiamo, ci manca un'abilità fondamentale, cioè l'abbattimento pesante. Quindi dobbiamo andare in giro a guadagnarci dei punti abilità assolutamente, perché sennò non riusciamo ad andare avanti, visto e considerato che sono arrivato in una fase del gioco in cui l'abbattimento pesante serve e serve tantissimo. Possiamo andare da Woga, dall'artefice, e recupera i pezzi del vecchio totem. No, questa è una missione di spippolaggio, ne voglio una dove devo picchiare. Urchi il pensatore, esplora la caverna remota. Bah, potremmo farci questa cosa nella caverna remota e magari lungo il tragitto possiamo prendere possesso di quell'insediamento. Adesso vediamo, Eccoci qua. Il nostro animaletto è una tigre dai denti a sciabola, ovviamente perché è tanto bella che si può cavalcare lei. Ecco qui. Dunque, tanto per cominciare, come dicevo, facciamoci l'insediamento. Ho disattivato ovviamente le animazioni del loot perché è una rottura di cazzo atroce vedere continuamente questi loot. Ma chi sono? Udam. Picchia l'Udam, picchialo. Brava, piccolo. Che cazzo è quello? Vabbè, ce ne sbattiamo. Noi corriamo verso la libertà. Sti rinoceronti li lasciamo perdere. Vedete che bello lottare in corsa grazie alle animazioni disattivate? Ma per forza, perché già in questo gioco il 90% del tempo si lotta. Se non togli le animazioni, spero di star seguendo la strada giusta per arrivare lì. Immagino che ci toccherà scalare e il nostro tigrotto non potrà seguirci. Che cazzo è successo? Takkar ha appena fatto un fail atroce. Doveva arrampicarsi, invece si è spappolato di faccia per terra. Vabbè. Io vorrei farvi notare quanto cazzo è buggata la salita in certi punti. Mannaggia la zoccola. Cioè, ti dà il segnalino che puoi appenderti a quell'altra roba, ma in realtà non è vero. Vedete? Ti dà il segnale che puoi appenderti, ma no, è sempre meglio se sali prima qui, perché non te lo fa fare conseguenzialmente. Oh, un bel insediamento di Izila. Non sono Udam, sono Izila qui. Va bene, facciamo una cosa silenziosa. Così, vediamo che cosa c'hanno qua dentro. Però è arredato con gusto questo insediamento, mi piace. Hanno dato fuoco alla mia tigre. Vabbè, qua dentro mi sa che conviene usare l'orribile lava. E infatti, accendi la clava, non credo che ci serva il fuoco. Dopotutto siamo al cospetto di normalissimi esseri umani. È bello, bello grosso sto insediamento, è pieno di gente che rompe il cazzo. La mia tigre è ai minimi termini, sta per schiattare proprio. Ci sono tantissime donne tra gli Zila. Molte più donne che uomini.
Brava, tigrotta. Aspettate che c'è un ceccotto là sopra. Ciao. Nella panza, amico mio. Bello. Devo dire che la mira automatica in questo gioco lo rende veramente facile per quello che riguarda lo shooting. Bellissimo, ragazzi. In faccia proprio. Va bene, abbiamo conquistato la zona. Il problema è che il nostro animalotto sta per morire. Vieni qua, Ciccio, vieni. Vieni. Ti do la ciccia così ti curi. Oh, un punto abilità. Ne abbiamo ancora due da prendere, eh? Perché non basta un punto abilità per fare quello che voglio fare io. Yeah! Campo Wenja Maita. Parliamo con questo tizio, il pensatore. Ha ucciso un uccello tirandolo, un pipistrello? Tirandolo sul muro. Wenja. No, un uccello, non è un pipistrello. Ma sono tutti rincoglioniti, guardate il pelo sulla schiena. Lui è un filosofo, è un ricercatore. Sta interrogando gli uccelli per sapere come fanno a volare. Urki San Patra. San Pausan Patra. Tu uomo tanto intelligente, tu uomo tanto intelligente. Urki sa qui. Aiuti Urki a fare più, così Urki vola. Urki Patash. Urki sa qui ha Patra da. Tu Urki Patash. Tu Urki Patash. E siamo arrivati in quella fase del gameplay in cui tutto torna. Oh, guarda quanti zila che ci sono là sotto. Guarda quanto mi sono fatto male cadendo. L'altra proprio non se ne frega niente. Questa è una missione di caccia vera e propria. Dobbiamo trovare diversi animali. Facciamo una cosa seria. Accendiamo la visione del cacciatore. Intanto tu mangia. Tartaruga. Allora, la tartaruga sta qui. Giusto? Come si uccide una tartaruga? Immagino così. Poi, corvo, uccello delle nevi e corvo, sono rimasti due volatili. Azzannatore era facile, così come era tanto tanto facile. Oddio, oddio, si è buggato l'azzannatore. Aspettate ragazzi, forse ho beccato un uccello. Uccello, 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 uccello. Aspetta, eh. Devo seguire il suo movimento. Vedere quando si posa. Tanto ti devi posare. Lì è pieno di uccelli. E che cazzo? Oh. Ecco l'uccello, perfetto, l'uccello delle nevi ci sta. Non manca il corvo. Manca il corvo. Porca troia, è difficile. Si è posato giusto dietro al mio tigrone.
guardare, devo essere molto circospetto. Mannaggia la troia. Sì, ma come cazzo faccio a prevedere il volo di sti stronzi che si muovono in maniera completamente insensata? Non lo prenderò mai! Sì! Mamma mia, ragazzi, il tiro! Ma ora devo recuperarlo in acqua. Sai che allegria. Porca troia, la zannatore di merda. Piume di corvo, preso! Oh 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 oh! Ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzi, io spero che mi abbia dato 1,5 miliardi di punti abilità sta missione. Perché era una cazzata, d'accordo, ma... Porco Giuda il corvo, che cos'è? Scassamento di minchia. Dio sia lodato, ragazzi. Va bene, va bene. È stato un episodio strano perché ho dovuto cercare animali in un... ristrettissimo raggio. Ho combattuto poco contro gli Zila, ma ho almeno preso un altro accampamento. E adesso spero che almeno un paio di punticini abilità ce li riusciamo a guadagnare da questa missione. Altrimenti non potremo mai fare quella missione che voglio fare io. Non potremo mai conquistare quel campo che pullula letteralmente di gente corazzata. Senza l'abbattimento pesante non si va da nessuna parte.